E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara e benvenuti ad una nuova sbustata per la serie Lego Minifigure dei Simpson, serie 2 ovviamente. Vediamo un po' chi si nasconderà in questa bustina, proverò ad aprirla senza usare Logan o altri strumenti come avete suggerito. Allora, da quel che ho capito, qui c'è il prezzo del giornalaio, l'ho pagato a 3,50, un po' caro. Comunque, come avete suggerito, dovrei tirare qui dal buco. Ecco, ah, perfetto, era semplicissimo, io ci ho messo 20 anni ogni volta, era una cosa davvero semplice. Comunque, grazie mille a tutti quelli che me l'hanno suggerito, adesso non avrò più bisogno di strumenti strani per aprire le bustine e non rischierò di perdere le dita. Allora, vediamo un po', come al solito, la checklist velocemente. Sono 16 personaggi, come al solito. Eccoli qui tutti quanti. Ormai ci stiamo avvicinando piano piano ad arrivare alla fine della collezione. Vediamo un po' chi si nasconde in questa bustina. Spero di non trovare un doppione. E non è un doppione, anzi, è un fighissimo Bartman. Eccolo qui, tutti i suoi pezzi. Andiamo a montarlo, eccoci qua. Allora, abbiamo il mantello che si monta in questo modo, bisogna semplicemente sovrapporre questi due fori, eccoci qua, dovrebbe essere così, e poi si può naturalmente inserire qui sul collo, ed eccoci qua, e poi si monta la testa di Bartman sopra, Bartman, non Batman, e poi abbiamo la fionda, eccola qua, perfetto, il nostro Bartman è completo, fantastico ragazzi, hanno fatto un gran lavoro con questa miniatura, davvero splendidamente realizzata, anche il viso è praticamente perfetto, non ci sono sbavature sul painting, il mantello comunque rende bene anche se c'è questo strano effetto, almeno questa volta il buco è coperto, magari l'altra volta io l'avevo montato male su Milhouse. Comunque vediamo un po' il resto della figure, ci abbiamo questa bella fionda come accessorio, davvero anche questa splendidamente realizzata, e naturalmente abbiamo le gambe più corte ovviamente perché è Bat, spoilerone e quindi è una figure più bassa. Comunque ragazzi, questa è stata la sbustata di oggi, fortunatamente non è stato un doppione ma è stato questo splendido Bartman, che era uno dei personaggi che volevo trovare più di tutti, sempre stato uno dei miei personaggi preferiti dei Simpson insieme a Bart in sé, però quando si mascherava da Bartman ovviamente i supereroi anche nei Simpson fanno sempre piacere. Comunque ragazzi, il video per oggi finisce qui, fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa miniatura qui sotto con un commento, fatemi sapere anche a che punto siete voi con la collezione, magari qualcuno l'ha completata, magari no, magari avete qualche miniatura da scambiare perché io ho trovato qualche doppione anche fuori dai video, perché ovviamente quando trovo un doppione non c'era bisogno di pubblicare il video, quindi fatemelo sapere magari e potremmo anche scambiare qualcosa. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao da Ara, dal mitico Bartman, e collezionate sempre.